Parliamoci chiaro, i motivi per fare un viaggio in Oman potrebbero essere decine, se non centinaia. Per cui, con questo video iniziale, andiamo a vedere almeno 5 motivi fondamentali per cui devi fare un viaggio in Oman. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero cliccando sul pulsante iscriviti, ma anche sulla campanella, così in questo modo sarete sempre aggiornati su tutti i video che andremo a pubblicare. E ora attenzione, perché ti farò innamorare dell'Oman. Innanzitutto l'Oman è stato il paese che mi ha più colpito nel 2017, un po' perché non me lo aspettavo così e vedremo da questi 5 motivi che cosa intendo, un po' perché amo il Medio Oriente tutto, quindi ora basta chiacchiere e andiamo a vedere questi 5 importanti motivi. Motivo numero 1, forse il più grande di tutti in tutti i sensi, è il deserto. Il deserto è qualcosa che ti entra dentro, non pensavo di innamorarmi del deserto. E invece l'Oman ha un'ampia zona di deserto. Quello che ho visitato io è quello di Waiba Sand, Sharqiya Sands chiamato anche, ma il mio vero obiettivo nei prossimi viaggi in Oman sarà il Rub al Khali, il secondo deserto più grande al mondo, chiamato anche quarto vuoto, proprio per questo motivo. Quello è il mio obiettivo. Ma già dormendo e campeggiando nel Waiba Sands, perché quello che consiglio io è quello di dormire nel deserto, avrai un'esperienza incredibile. L'assenza di inquinamento luminoso è qualcosa che noi non riusciamo più a concepire, la nostra mente non riesce più a concepire un cielo così pieno di stelle, è incredibile. Il contrasto delle dune rosse sia al mattino con l'alba sia alla sera con il tramonto è incredibile, è qualcosa che ti porterai tutta la vita nel cuore. In più scalare queste dune con i 4x4 è un'esperienza incredibile, per fare 500 metri puoi impiegare quasi 2 ore, è una cosa assurda che esula da tutto quello che facciamo e che viviamo nel nostro mondo, per cui è un'esperienza che consiglio a tutti e che sinceramente, senza esagerare, fa ritrovare un po' se stessi. Motivo numero 2, Kaluf. Kaluf è una zona incredibile, si passa dal deserto con le dune rosse alle dune bianche che finiscono nel Mar Arabico, che poi è l'Oceano Indiano, è la propaggine dell'Oceano Indiano, quindi hai queste dune bianche, queste spiagge immense di sabbia bianca e il mare blu dell'Oceano Indiano, Mar Arabico. Anche qui il consiglio, se scegli il giusto tour operator e il giusto viaggio, è quello di campeggiare sulla spiaggia, su questa spiaggia bianca di Kaluf, e goderti il tramonto e l'alba in questa meraviglia. E non dimenticare che il villaggio lì vicino di Kaluf è un villaggio di pescatori, quindi alla mattina rientrano le barche e poi c'è un mercato del pesce praticamente improvvisato per noi occidentali, che è uno spettacolo. Godersi una mattinata con l'arrivo delle barche da pesca in mezzo a questi cassoni di pesce appena pescato nella compravendita del momento è qualcosa di unico e che consiglio a tutti. Motivo numero 3, le montagne. Ecco una delle cose che mi ha colpito di più in assoluto dell'Oman. Non immaginavo che avesse queste montagne. Abbiamo montagne che superano i 3000 metri di altezza, come il Jabal Sham, chiamata anche Montagna del Sole. Abbiamo delle gole incredibili, abbiamo una gola, il Wadi Gul, che è praticamente un grande canyon con un salto di 1100 metri. Tu ti puoi solo immaginare il salto di 1100 metri. È una cosa, anche questa, incredibile. Mi ripeto ancora, ma sono tutte cose che non mi aspettavo e che mi hanno colpito tantissimo. Puoi dormire in campi in alta montagna con strutture in muratura, con campi tendati, già montati, diciamo. Sono veramente esperienze da ricordare anche queste, perché? Perché ti sveglierai in un panorama quasi lunare e soprattutto con dei panorami incredibili. Il motivo numero 4 sono i wadi. Ma che cosa sono? Sono praticamente dei piccoli canyon, piccoli o grandi canyon, sono delle valli in cui scorre l'acqua sotto, nel fondo della valle. In alcuni casi l'acqua scorre solo in determinate stagioni dell'anno e diventano addirittura impraticabili alcuni wadi. In altri wadi scorre l'acqua tutto l'anno, quindi diventano verdi, sono simili a delle grandi oasi. Percorrere i wadi, sia alcuni a piedi facendo trekking, sia con delle macchine o con dei 4x4 ancora meglio,
passando questi micro paesini, micro villaggi omaniti all'interno dei Wadi, è bellissimo e soprattutto incroci la vera umanità dell'Oman. In più, a livello naturale, vedrai delle cose assurde, cascate. Ad esempio, il Wadi Tiwi è un Wadi che ti consiglio assolutamente e spesso è fuori dai circuiti turistici. Ma anche uno dei più famosi, Wadi Al-Shab, è spettacolare. Tutta la sua acqua verde, e quando sono andato io a ottobre c'era un'acqua verdissima, è uno spettacolo puro. Lì puoi fare un trekking di circa un'ora, un'ora e mezzo per arrivare a delle cascate, ma puoi anche camminare per mezz'ora, 40 minuti, quanto ne hai voglia, e ti godrai comunque quest'acqua verde e questi panorami, queste piccole di questa piccola gola che è il Wadi Al-Shab. Motivo numero 5, i souk. Nel mondo, diciamo, del Medio Oriente, nel mondo arabo, i souk sono per me una delle cose più belle. Sono i mercatoli dei piccoli paesi ma anche delle grandi città. Stoffe, spezie, gioielli, colori incredibili, gente che ti chiama da ogni dove, profumi. Veramente è un festival per i nostri sensi. E il souk di Muscat, in questo caso, è una di quelle escursioni che non devi perderti quando sei nella capitale. Perché puoi acquistare trattando a prezzi molto buoni, ma puoi anche soltanto godere di una passeggiata in mezzo a questi colori, profumi, rumori, perché è una botta incredibile di vita. Come ti dicevo all'inizio, questi sono soltanto 5 dei tantissimi centinaia di motivi per cui dovresti fare un viaggio in Oman. Iniziamo con questi, poi parleremo delle informazioni pratiche, poi andremo ancora con delle suggestioni. Intanto pensa a questi 5 motivi, innamorati di questo paese. Ti ricordo anche tutti i nostri social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, mi raccomando fai mi piace e diventa fan. Instagram e Twitter ci trovi come @viaggiovero, su Instagram anche le Instagram Stories quasi giornaliere per vedermi in diretta. Mi raccomando, se questo video ti è piaciuto, pollice in alto, così il canale cresce. Se hai commenti, lo spazio è qui sotto, e sempre qui sotto vedi la facciona sorridente per iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero. La campanella è importante che tu la clicchi per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che andremo a pubblicare. Ciao ciao da Cristiano di viaggiovero.com.